andiamo alla scoperta della zona orientale di Cuba. È mattina nella città di Holguín, 700 km a sud-est della Habana. Il restauratore Carlos Chon Cruz è in viaggio verso una di quelle perle architettoniche che ha contribuito a ricostruire. Con la sua Dodge anni 50 affronta i 30 km verso nord e attraversa anche un vecchio tunnel ferroviario, oltre il quale appare l'inaspettata bellezza della città di Jibara. Bisogna fare la manutenzione, restaurare questa città, è come restaurare la Torre di Pisa. Bisogna restaurare Jibara perché conservi il suo splendore. Jibara, da tempo chiamata al segreto o meglio custodito di Cuba, ha riscoperto il suo carattere. Certe rovine ricordano che i restauri non sono sempre stati una priorità, ma le cose sono cambiate. Certi hotel, come l'Arsenita, sono rientrati in questo grande progetto per rilanciare il turismo a Cuba. Siamo impegnati nel rinnovamento di nuove strutture alberghiere. Questa è la dimostrazione degli sforzi fatti. Cuba ha tagliato da poco il traguardo dei 4 milioni di visitatori nel 2016. Così la Fiera Annuale del Turismo ha tenuto un evento speciale a Jibara con ospite il locale ministro del turismo. La regione offre inoltre una sua cultura musicale, il cui epicentro è Santiago de Cuba. Presso un'antica fortezza spagnola viene eseguita la tumba francesa, genere afro-cubano di danze e canti con tamburi introdotto dagli schiavi haitiani del XVIII secolo. Dal tramonto scatta la vita notturna a Santiago. Era stato il Buena Vista Social Club a portare il sound cubano verso il pubblico internazionale alla fine degli anni 90. La Casa della Trova è uno dei locali più in vista. Località turistiche come La Habana o Varadero sono da tempo oggetto notissime dal pubblico statunitense che viene a scoprire Cuba. Al di fuori di Baracoa, la città più orientale del paese, c'è il parco naturale Duaba, dedicato al turismo ecologico, come spiega Alina Thompson-Wilson dell'azienda autonoma di soggiorno. Il turista viene a godersi la natura di qui, i fiumi, le spiagge e soprattutto il calore umano. Perché non scoprire anche i segreti della coltivazione del cacao? Ce li racconta un agricoltore locale che parla del suo cacao. Faceva parte della vita dei miei padri ed è anche la mia, mi piace. Inoltre il cacao è afrodisiaco. A Jibara, dal 2003, si tiene un festival cinematografico per produzioni a basso costo, che adesso si chiama International Film Festival Jibara. È stato fondato da Humberto Solas, noto cineasta caraibico. Ha avuto l'idea meravigliosa di mettere insieme queste esperienze cinematografiche, definirle povere, ma non è povero, anzi è ricco di valore umano. Ispira chi ama la pace con persone degne, le migliori che si possono trovare. In maggio, a Holguín, si tiene anche la parata detta Romería de Mayo, una sorta di carnevale che risale a tradizioni cristiane, una festa che è stata rinnovata dal 1994. Nella Cuba orientale il fascino dei tropici può splendere ancora, sia di notte che di giorno.